fai una foto con la moto su una moto di gli allineati? Cazzo, spettacolo! Giusto per concludere il nostro incontro prima dello speech del sindaco, che ringraziamo anche perché fare il sindaco è il mestiere più bello del mondo. I'm absolutely sure that your job is the job more important around the world, not only in San Francisco, above all in Florence, but this is a different. We will speak about it in our meeting. Una considerazione molto semplice. Voi avete raccontato un sacco di storie. E se ci pensate, in Italia l'espressione raccontare le storie è un'espressione brutta, negativa. Cioè, tu dici storytelling, qua e sei figo, anche in Italia. Tu dici racconta le storie, quello racconta le storie. È un modo per definire uno che sta raccontando barzellette, balle. Che non... E invece il grande problema dell'Italia è che non sa più raccontare la sua storia. Il vero grande problema che noi abbiamo di fronte è che non lo sappiamo che i nostri ingegneri sono i più bravi. E sai, Fabrizio, a me chi me l'ha detto? Io l'ho ripetuto in Italia in un paio di convegni, lo dicevo anche ieri a Stanford. A me l'ha detto Jeff Immelt, il boss, il CEO di GE, General. Io ero stupito del fatto che nella mia città, Firenze, allora la principale, anche adesso, azienda di, come numero di lavoratori è GE, è Oil and Gas. Cioè, tu immagini Firenze, hai l'idea del paesaggio, della cultura, del museo, del vino, del cibo. La più grande azienda che ha sede è Oil and Gas, nuova opinione. E perché? Perché ci è arrivato un americano che ha deciso di investirci, era un mezzo italo-americano, perché era Paolo Fresco che decise di fare quell'operazione acquistando quell'azienda, gli aveva raccontato la storia, c'era di mezzo un sindaco pazzo, lo chiamavano così gli americani, per me era un sindaco santo, che era Giorgio Lapira, c'era di mezzo un grandissimo investimento nella qualità del lavoro da parte delle forze, degli operai, degli ingegneri, delle persone che ci lavoravano, bene. Allora è diventata la più grande azienda che è a Firenze. E quando Immelt viene a trovarmi a Palazzo Chigi mi dice: ma io la cosa che ti invidio, la prima cosa che ti invidio è la qualità dei tuoi ingegneri. Lo dico nei talk show in Italia e passo da matto. Mi prendono per stupido. Mi dicono che voglio fare terapia di gruppo, che voglio cercare come una sorta di riunione di gente che esce da una fase di difficoltà, che si parla e dice: ah no, come vanno le cose, dobbiamo farcela, ce la faremo. Non è così. La foto dell'Italia è la foto di un paese con delle qualità straordinarie e però con dei punti di debolezza che sono incredibili. Sono pochi, ma sono incredibili. Ora, io non so come sia possibile non rendersi conto che la pubblica amministrazione debba cambiare, che la giustizia civile non possa avere 3 volte il tempo che hanno gli altri paesi, che se ci sono più o meno 100 senatori e 425 deputati negli Stati Uniti, non importa averne 1000 in Italia. È vero, l'Italia è un paese molto più grande degli Stati Uniti, è molto più complicato, però possiamo fare uno sforzo per ridurre il peso del ceto politico e contemporaneamente questo sforzo non deve essere finalizzato a se stesso, ma a migliorare il processo. Oggi, per fare una legge, e non sempre è necessario fare una legge, occorrono non soltanto provvedimenti alla Camera e al Senato, ma poi dozzine di decreti attuativi. Bene, tutto sto lavoro qua porta a dire che ci sono 3 priorità. La prima è la parte che dobbiamo fare noi, è quella di avere il coraggio di non fermarsi di fronte agli ostacoli nel dibattito politico italiano. Perché che queste cose siano un problema lo sanno tutti, o perlomeno lo hanno detto tutti. Poi però il messaggio è stato: vai avanti te, che a me scappa da ridere. Non vorrei mica far arrabbiare i sindacati, non vorrei mica far arrabbiare i tuoi parlamentari, non vorrei mica far arrabbiare i tuoi amici. Arriva un momento in cui forse qualcuno lo facciamo arrabbiare, ma facendo arrabbiare qualcuno facciamo star bene tutti. Questo è l'obiettivo ed è il grande disegno del pacchetto di riforme che noi stiamo portando avanti. Consapevoli, secondo punto, che il pacchetto di riforme non serve a niente senza la determinazione, il coraggio e l'impegno di ciascuno di noi. Cioè, in altri termini, ho cercato di dirlo prima, le riforme
vanno fatte, ma sono le idee a cambiare un paese. Le riforme vanno fatte perché altrimenti le idee non trovano casa, non prendono residenza. Ma la vera sfida, la vera scommessa è quella di riuscire ciascuno di noi a crederci. Allora a me sembra di essere il coach della partita finale dove vai a cercare di motivare i tuoi, ma in realtà per motivarsi basterebbe guardare quello che siamo, basterebbe farsi una foto. Non dico un selfie perché altrimenti è troppo smart, ma basterebbe guardarsi, basterebbe guardare i dati di fatto. Questa Italia è riuscita in questi anni, nonostante la politica, a fare dei risultati incredibili e ciascuno di voi ne è parzialmente una dimostrazione. Ma perché lo ha fatto? E lo hanno fatto anche in Italia, eh? Cioè non c'è una dicotomia tra la qualità che si respira qui e la qualità che c'è in Italia, io sono d'accordo. C'è una straordinaria qualità nella manualità, nella intelligenza, nell'idealità, nel software, talvolta anche nell'hardware nel nostro paese. Questa qualità non è valorizzata, perché? Terzo e ultimo punto, perché c'è un racconto che è il racconto tipico dei talk show. Io credo che voi non vediate più i talk show. Se li vedete è un problema vostro, cioè che ci posso fare se ve li cercate, perché a noi magari capita di accendere la televisione, se voi invece ve li andate a cercare vuol dire che vi piace. Il meccanismo da anni ormai è sempre lo stesso, è il racconto di una negatività, è l'immagine dell'azienda che fallisce, è il messaggio implicito che no, non ci si può, non si può. Io quando ho iniziato a fare la mia campagna elettorale per diventare sindaco nella mia città, era il periodo in cui negli Stati Uniti il messaggio del Yes We Can era fortissimo e i miei amici fiorentini, quando io dicevo dai che ce la possiamo fare, mi spiegavano ora si è montato la testa, può fare Yes We Can. Da noi ricordati sempre, caro Matteo, che no, è un si pole, non è Yes We Can, no, non si può. È un riflesso condizionato che viene da anni di rassegnazione. Se oggi c'è un primo ministro che ha meno di 40 anni e che è sostanzialmente libero da padrini e padroni, è perché non quel primo ministro è particolarmente bravo, ma è il segno che l'Italia si è stancata dei soliti noti. È il segno che l'Italia ha voglia di ripartire e non è quindi il nostro governo la causa del cambiamento, paradossalmente è l'effetto del cambiamento, ma bisogna cambiare racconto, bisogna avere il coraggio di dirci dove vogliamo essere tra 5 anni, dire che se lo facciamo e se facciamo uno sforzo, può darsi che qualcuno fallisca, sì, può darsi che qualcuno fallisca. La Silicon Valley è piena di storie di successo, abbiamo sentito dire qui. Permettetemi di dire che c'è una sola cosa che non condivido dello splendido incontro che ci avete regalato. Avrei voluto sentire anche qualche storia di insuccesso, perché la Silicon Valley è anche tante storie di fallimento e di gente che fallendo ha poi imparato a fare meglio. E c'è una cosa meravigliosa nel racconto di un finanziatore, e non parlo della necessità che tanti di voi hanno sottolineato, ma che condivido in pieno, perché nel merito condivido praticamente tutte le cose che avete detto, che ha detto io di solito finanzio più volentieri chi la prima volta non ce l'ha fatta, perché comunque è colpito dagli errori, ha su di sé la voglia di fare meglio. È un grandissimo messaggio di rivoluzione mentale, di rivoluzione culturale. Noi abbiamo bisogno di questo, di rimettere in moto la macchina della speranza, di tornare a dire che la parola impossibile è una parola che va cancellata, o perlomeno vanno cancellate le prime 2 lettere, e che naturalmente per farlo non è tutto rose e fiori. Non saremo mai un paradiso fiscale, forse siamo un paradiso dei paesaggi, avremo sempre un problema di alto livello di tassazione, ma possiamo intanto semplificare, abbassare la tassa per chi fa lavoro, rendere chiaro che attraverso un click si può pagare una dichiarazione dei redditi, o più semplicemente che la mia posizione nei confronti della pubblica amministrazione può essere scaricabile e chiara semplicemente con un login. Si può passare dalla rivoluzione dell'ufficio pubblico a quella del PIN, si può avere il coraggio, lasciatemelo dire in questo modo, di tornare a pensare che il tempo dell'Italia non sia soltanto il passato. E questa è la grande sfida e la grande scommessa. Io ho imparato molte cose ascoltandovi, è un settore che mi piace, mi stimola, ma è un settore nel quale tutte le volte che faccio un incontro capisco di non essere ancora dentro fino in fondo, anche perché probabilmente la linea fortunatamente nell'ICT si sposta sempre un po' più in là ed è la cosa più bella che possa accadere, perché è il desiderio di rimetterti in gioco. Quello che ho capito dei vari punti che avete detto, quello che mi porto nel cuore in modo particolare, sono 3 cose. La prima, c'è bisogno di un gigantesco investimento in educazione. Se avete tempo, e l'avete tempo perché ve lo prendete il tempo, perché il tempo vi appartiene, quindi siete nelle condizioni di prendervelo, date un occhio a quelle 136 pagine della Buona Scuola. Dice, Matteo,
vieni, stai per andare a Twitter e ci fai 136 pagine. Sì, 136 pagine. Partecipate a quella discussione. Aiutateci a farla meglio. Ci avete detto usateci, bene, vi uso. Diteci come la fareste voi. Perché parlare della scuola? Perché il nostro paese non sarà come lo fanno i ragionieri della burocrazia. Sarà come lo fanno le insegnanti, i maestri. Sarà come lo farà la scuola, non come lo faranno semplicemente i funzionari o i ministri. Secondo punto. Io ci sto a una scommessa sul non copiare la Silicon Valley. Mi piace molto il meccanismo duale. Dobbiamo certo investire di più sulla finanza per l'impresa. Però io credo che ci sia una forza straordinaria, che è la forza del cervello. E questa forza del cervello non so dove mette la residenza, so però che è talmente grande in un tempo di globalizzazione che è nelle condizioni di superare ogni frontiera. E allora chiudo. Permettetemi di dire l'ultima cosa. C'è una straordinaria chance per l'Italia, che è quella di smettere di piangersi addosso. Smettere di continuare a raccontare tutte le cose che non vanno. Io ho per primo la consapevolezza che ci sono delle cose che vanno cambiate in modo quasi violento, nel senso del procedimento, non nel senso della via men che pacifica. C'è proprio bisogno di un cambiamento radicale, strutturale, profondo su tutto. Ma se non ci mettete, l'unica cosa sulla quale siamo davvero in grado di non avere competitors, che è la forza delle vostre idee, del vostro cervello, non si va da nessuna parte. Ecco perché io vi dico, a me non interessa venire a riprendere i cervelli in fuga. Sono venuto qui a dirvi non tornate a casa, andate avanti. Quello che io farò come paese, come governo, come presidente del Consiglio, è, insieme all'aiuto di tutti voi, rendere questo paese talmente semplice, bello e coraggioso da avere voi il bisogno di tornare a casa, da avere voi il bisogno di tenere 10, 20, 30 ingegneri a lavorare, da avere voi la necessità di tornare a casa non perché c'è da prendere le pappardelle al ragù o il vino rosso o le 3F, su cui sorvolo perché si aprono discussioni sempre notevoli su quali siano le 3F, ma sarete nelle condizioni di dover tornare a casa vostra, perché casa vostra non è semplicemente il luogo del passato, ma è il luogo del futuro. Grazie per questo incontro, vi sono personalmente grato. Thank you so much, Mr. Lee. I'm really honored to introduce a colleague and a leader. Your vision and your leadership in this city is absolutely a model for few colleagues around the world, few former colleagues, because now I changed the job. And thank you so much for your presence here, please. This is a very special meeting, because it's the meeting in which there are politicians, and I listen only because there are the people who, for the future, could save and could change Italy. And so, thank you so much for your presence, because for us this is really a very, very important moment. Thank you. Ciao Matteo, buongiorno.
Fantastico, complimenti. Milano 5, Sandra. Milano 5, Thank you, Valentina, and it's a really very emotional moment, the moment in which we have the opportunity to listen to the Inno Nazionale, Inno di Mameli, and also with the traditional moment of inauguration and the formal institutions sung, because this is the symbol of our country. And for me, it's an incredible honor to be here in a gorgeous place, in a place in which the quality of Italian education, the quality of system of Italian education is linked with one of the most amazing and gorgeous cities around the world, in San Francisco. Because I think exactly that. Italy is a capital of the past for a few reasons. It's a place rich of history, arts, museum, masterpieces, heritage. And this area of the United States is one of the capital of the future. I visited the theater, I visited Stanford, now I will go to Google, to NASA, to Yahoo, sorry. Okay. And I think, where is the link between the past and the future? In the quality of education. If we invest in an idea of education, in la scuola, we are able to create a possibility for the future and for our children. For this reason, as Prime Minister, I decide for my first official trip in the United States to begin in this city. Bravo! Begin. Bravo! It's prepared. Bravo! Because I think this is the place in which few ideas become projects, become jobs, become hopes, become future. Ideas supported by an educational good system of schools, of universities. And so for this reason, I think this is also our challenge and our vision. For my government, the first thing is invest in a different approach in a few things in Italy, in the labor market, in the constitutional system, in the politician leaders, in the public administration, in the civil justice. I continue? No. But I'm sure, absolutely sure, there is one thing absolutely fundamental: to change the approach on the school. But I have a problem. Valentina knows very well, because my first assistant is the former mayor of Reggio Emilia, Graziano Del Rio. He's a good friend, he's an extraordinary man. But every day he told me about Reggio children and the model of Reggio system in education. So you are very proud for this, but I'm desperate, because every day he told me, now we must absolutely transform all Italian system education in a direction of Reggio children. Now, when I come back, the first thing I will give back for him is exactly that. There is San Francisco as model, because in San Francisco there is La Scuola. And La Scuola have a model of Reggio children. And I believe with the quality of teachers, with the passion of contributors, with the strong
power and soft power of the people who supported this school, I'm sure you are a model also for the transformation in this city outside of this country. So for this reason, thank you so much for everybody who support this school. I believe important we enlarge the possibility to increase the possibility to have students, have young boys and young girls who live here an experience of high quality. And I also hope for the future when I come back in San Francisco, because I decide every time before the United Nations General Assembly in September, I will come back here to show to our friends of San Francisco the progress of our perception reforms. But I must absolutely verify the situation of this school, and in general, I verify the possibility to invest in education here. And for this reason, cari bambini, stanno già dormendo. After the politician speech, the fourth politician speech of your life, it's terrible. No. Okay, it's a joke. Vi ho chiesto, qual è la cosa più bella di San Francisco? Tutti hanno detto il parco. Questa non è una città, secondo me. Chi altro, oltre al parco, cosa mi dite? Vabbè. This is not very elegant because I see Valentina a scuola. She's number one, eh? With Claudia, with everybody. And, okay, la scuola, first of all. Secondo, il parco. Terzo? La cosa più bella in assoluto di San Francisco? Credo che sia arrivato il momento di farla finita. Allora, io vi aspetto tutti quando tornerete in Italia, sì, o quando verrete in vacanza in Italia, o quando verrete qualche volta quando sarete grandi per vedere quali sono le cose belle delle altre città, oltre a Reggio Emilia, naturalmente. Vi aspetto, ma voglio dirvi una cosa. Ho per voi un regalo. I have a gift. Dov'è la... sì, se me la porta, se no faccio la figuraccia, ora. Vieni Valentina, la consegno a te, a Claudia. Questo... Sapete che cos'è questo? Chi lo indovina? Questa è... A book? No. More important than a book. No, it's a good... It's not a book, it's the symbol of Italy. It's the flag. E questa è la bandiera. Attenzione... Oh. Flag destroy, Claudia. E questa è la bandiera italiana che io vorrei lasciarvi ringraziandovi. È il tricolore. Non a caso, sapete in quale città è nato il tricolore? Reggio Emilia. Giuro, it's correct. E questa è anche la medaglia di Palazzo Chigi, che è il simbolo del posto dove lavora il Presidente del Consiglio e dove magari tra un po', tra qualche anno, ci sarete voi, uno di voi. Se tornate indietro, se no andate alla casa bianca, uguale, insomma. Non vi preoccupate, questo è il simbolo. Potremmo aprirlo? Aspetta, le unghie non facciamo. Ok, this is closed for the next time and we will open next year. Grazie a tutti, thank you so much and really thank you for your support and for this incredible experience of good education. Grazie, grazie mille a tutti. Chi la vuole? Come quello, questo. Quello. Cos'è questo? È la medaglia. Questo è un palazzo, è il palazzo dove lavora un personaggio brutto. Vai, andiamo da. Chi la prende la bandiera? Chi la prende la bandiera? Vai, Ale. Ok.
to test this. L'Agenzia Spaziale Italiana. When a spacecraft enters the atmosphere, testing a specialized wind tunnel facility called Archon. It turns out in the world there are only two facilities that can do this kind of testing. The facility that we have here. So they actually use these kind of phones, although they use the Google ones rather than the So the phone is just like actually you can see it too. Okay. Yes. Yes. Italian style, non deve essere. Can I introduce the Mr. Ambassador? Claudio Bisognero, per esempio. Hi, nice to meet you. Some in politics, we actually have very good, I mean, our politics is now getting better internationally. Yeah.